Antica Roma, primo secolo dopo Cristo. Nel più potente impero del mondo antico si sta celebrando il funerale di un giovane nobile. Il suo corpo è coperto con ghirlande di fiori. Solo il volto è esposto alla pietà dei familiari. La sua vita terrena è giunta al termine e la cerimonia funebre sta consegnando al mondo dei morti questa giovane vita. Ma non sarà per l'eternità. Quasi 2000 anni più tardi, in circostanze singolari, il giovane tornerà per raccontare la sua storia. E non sarà solo. Periferia sud-est di Roma, al 16° chilometro della Via Latina, alcuni operai stanno rimuovendo un pilone dell'alta tensione. Lo scavo rivela alcuni gradini che sembrano portare sottoterra verso un'antica struttura sepolta. Il lavoro viene interrotto e Emilio Carboni, proprietario del terreno, chiama l'archeologo Franco Arietti per investigare. Un monolite si intravede dal terreno. Si tratta di una porta di pietra. Quando mi sono trovato di fronte a questa porta intatta, ho provato una grande emozione. Per noi normalmente non è riservato, diciamo, questo tipo di coinvolgimento emotivo, nel senso che non proviamo emozione, siamo abituati, è un nostro lavoro questo. Però devo ammettere di essere rimasto assai sorpreso di vedere un sigillo intatto con ancora recante ancora i ferri, pensate, le maniglie che si muovevano, che ancora erano funzionali. Occorrono 2 giorni di lavoro per rimuovere la porta e scoprire cosa nasconde. Una tomba intatta. La tomba ha una grandezza di 9 metri quadrati. Al suo interno si trovano 2 sarcofagi di marmo. La loro disposizione è il primo indizio per svelare l'identità dei 2 sepolti. Era infatti abitudine nelle tombe romane disporre il sarcofago della persona deceduta per prima proprio di fronte all'entrata. L'ubicazione della tomba fornisce un altro indizio. Lasciando l'urbe da est, la località della sepoltura è posta proprio all'incrocio di 2 importanti strade dell'impero. Era usanza delle famiglie romane più facoltose avere sepoltura in luoghi prestigiosi, proprio come questo. Ed è un momento in cui il prestigio della famiglia viene ad essere esaltato attraverso sia i mausolei che le iscrizioni che magnificavano i personaggi che erano sepolti. Gli specialisti iniziano a tradurre le iscrizioni. Sul primo sarcofago l'iscrizione riporta il nome di Carvilio Gemello. Sul secondo sarcofago si legge il nome femminile di Ebuzia IV. Questa è dunque la storia di Carvilius e di Ebuzia, un uomo e una donna di famiglia ricca e potente. Ma chi erano veramente? Che rapporto di parentela c'era tra loro? E come vissero, ma soprattutto come morirono. Il coperchio del sarcofago di Ebuzia è rotto. È chiaramente una rottura antica, avvenuta al tempo del funerale, quando si tentò persino di ripararlo. Ma con il tempo, il contenuto del sarcofago potrebbe essere stato danneggiato dalla chiusura non più ermetica. Ma quando i coperchi dei 2 sarcofagi vengono sollevati, gli archeologi scoprono con stupore che entrambi i corpi sono ancora lì. È un fatto assolutamente raro per Roma.
qualche idea se lo Dopo quasi 2000 anni, questi corpi dovrebbero essere ridotti in pochi frammenti di ossa e polvere. Il ritrovamento dei corpi di Carvilius e De Buzia è un fatto eccezionale per l'archeologia del mondo romano e inoltre questi corpi sono i meglio conservati ritrovati a Roma in tempi recenti. Perché? Non è chiaro se la loro preservazione sia dovuta a cause naturali o se sono stati intenzionalmente preservati. Ghirlande di fiori ricoprivano i due corpi. I fiori sono ora secchi e molto fragili e gli esperti li rimuovono con estrema cura. È la prima volta che si trovano ghirlande intatte in una tomba romana e bisogna procedere con grande cautela. Le ghirlande erano utilizzate certamente nelle cerimonie funebri e per gli antichi romani erano il simbolo della sacralità. Decoravano anche i templi durante le feste, dove erano poste sugli altari e intorno alle colonne. L'uso delle ghirlande è un motivo ricorrente nella pittura e nella decorazione architettonica, ma è molto raro trovarne di reali, intatte. È eccezionale trovarne di così ben conservate. Forse erano poste in tutti i sarcofagi al momento del funerale, ma non possiamo averne la certezza. Queste ghirlande offrono un altro indizio per svelare il mistero della morte di Carvilius e di Ebuzia. Il professor Lorenzo Costantini, bioarcheologo del Museo d'Arte Orientale di Roma, spera di individuare quali fiori furono usati per le ghirlande. In questo modo riuscirà a capire in quale stagione dell'anno è avvenuta la sepoltura. Il suo obiettivo è l'estrazione del polline. L'analisi del polline estratto gli permetterà l'identificazione dei fiori. La sua ricerca dà risultati interessanti. I due sarcofagi contenevano gli stessi fiori, rose, viole e lilium. Piante che fioriscono in tarda primavera e all'inizio dell'estate. Sappiamo dunque che entrambi morirono nello stesso periodo dell'anno. Ma morirono insieme oppure la morte avvenne in anni diversi e casualmente nella stessa stagione? Sul corpo di Ebuzia gli scienziati fanno un'altra scoperta. Al dito ha un magnifico anello che porta nel castone un minuscolo ritratto scolpito. Il professor Martin Hennig dell'Università di Oxford è uno dei massimi esperti di oreficeria dell'antica Roma. È qui proprio per esaminare l'anello di Ebuzia. I test hanno già stabilito che l'anello è d'oro. Al tempo di Ebuzia era consentito solo agli aristocratici indossare gioielli d'oro in pubblico. I trasgressori erano multati e persino imprigionati. L'anello di Ebuzia. Con il piccolo busto d'oro incastonato dietro il vetro, questo anello è uno dei più preziosi mai ritrovati nella Roma antica. Credo che provenisse da uno dei più raffinati laboratori di oreficeria di Roma. Probabilmente lo stesso che serviva l'imperatore e l'aristocrazia più esigente. L'anello di Ebuzia è un esemplare unico, simile a nessun altro. Pochissimi orafi sarebbero stati in grado di realizzarlo. Lo stile realistico del busto data l'anello al periodo degli imperatori Flavi, alla fine del primo secolo d.C. La figura ritratta nell'anello ci fornisce un altro indizio su Ebuzia. Se si guarda il busto da vicino, si può vedere prima di tutto che le spalle sono scoperte. A una rapida occhiata sembra trattarsi di una figura maschile con un grosso naso, ma in verità si tratta di una donna non più giovane. È davvero sorprendente il busto nudo, visto di fronte. Sembra suggerire la volontà di apparire come una personificazione della dea Venere. È il tipo di ritratto che una figlia avrebbe indossato come ricordo della madre. L'attività dei ricercatori ferve.
ma la presenza di tante persone e l'illuminazione elettrica stanno causando una variazione continua di temperatura e di umidità che rischiano di provocare gravi proliferazioni batteriche sul corpo di Carvilius. Per impedirlo, le autorità ordinano l'immediata rimozione dei corpi. L'essenziale, nel caso di Carvilio, era mantenere durante il trasporto il sarcofago perfettamente orizzontale, altrimenti rischiavamo di perdere la connessione anatomica, quindi l'integrità della deposizione. I due corpi sono trasportati nel laboratorio di antropologia di Tivoli per eseguire più approfondite analisi e per avviarne la conservazione. I sarcofagi sono di marmo e pesano ciascuno quasi 2,5 tonnellate. Portarli fuori dalla tomba attraverso il ripido e stretto varco di uscita è un'impresa ad alto rischio. Alla fine del primo secolo d.C., i romani illustri venivano cremati secondo la più antica tradizione. Tuttavia, i corpi di Carvilius e De Buzia furono inumati e preservati, ma non sappiamo ancora come e perché. Sembrerebbe che la sepoltura nel sarcofago sia riuscita a preservarli pur senza imbalsamazione. Ma è andata davvero così? Questa incredibile conservazione dei corpi è stata facilitata dal fatto che la tomba fosse rimasta intatta e che il sarcofago di Carvilius in particolare fosse perfettamente sigillato. Ma ciò non basta a giustificare la conservazione della salma. Dubito che ci potesse essere qualche probabilità di recuperare altro che pochi frammenti se questi corpi non fossero stati trattati in qualche modo. Il corpo è destinato a tornare polvere. I campioni prelevati dai sarcofagi forniscono agli esperti nuovi indizi su come furono preservati i due corpi. Vengono individuate chiare tracce di mirra. Il dottor Mauro Rubini, l'antropologo responsabile del progetto di ricerca, cerca di spiegarsi le ragioni della presenza della mirra. Per questo si rivolge a Laura Chioffi dell'Università di Napoli, esperta di tecniche di conservazione nell'antichità. La dottoressa Chioffi conosce bene le origini della mirra e il suo utilizzo. Queste sostanze venivano portate in Italia, in particolare dal Medio Oriente, ma un po' da tutto il Mediterraneo orientale, dei paesi orientali. Diciamo, la mirra è uno di quegli elementi che ricorre nei casi che conosciamo di conservazione prolungata del cadavere come conservante sicuramente. La mirra mescolata con oli era spalmata sui corpi prima della sepoltura per rallentarne la decomposizione. Il dottor Rubini ha scoperto che il sudario che avvolgeva i due corpi era imbevuto con la colofonia, un derivato primario della trementina, e sudato di resina di pino. La trementina è usata ancora oggi per imbalsamare e mummificare. La scoperta della mirra e della colofonia è la prima prova certa della volontà di preservare i due corpi. Ma ci sono altri indizi da ricercare ancora all'interno dei due sarcofagi. Maria Grazia Granino Cecere è fra i maggiori esperti di epigrafia romana. Sarà lei a decifrare le misteriose lettere scolpite sui sarcofagi. La comprensione delle iscrizioni potrà svelare l'identità dei due corpi e circoscrivere il periodo storico in cui vissero. I nomi gentilizi incisi sul sarcofago di Ebuzia rivelano indizi importanti sulla famiglia. Qui, nella prima riga, leggiamo il suo nome. Ebuzia, Gai Filia, IV. Si tratta dunque di Ebuzia IV, figlia di Gaio. L'iscrizione ci rivela anche che Ebuzia è la madre di Antestia Balbina. Ed è proprio il nome della figlia che ci fornisce le informazioni più importanti su questa famiglia. Antichi documenti romani indicano che Antestia Balbina apparteneva da parte di padre ad un'importante e ricca famiglia chiamata Funisolanus.
Lucius Funisolanus Pettonianus raggiunse l'apice del potere diventando governatore dell'Africa, carica importantissima, seconda solo a quella dell'imperatore. Kit Hopkins, professore dell'Università di Cambridge, si reca presso quella che si ritiene essere la tomba di Lucius Funisolanus a poche centinaia di metri da quella di Ebuzia. Questa famiglia apparteneva a un'elite ristrettissima, meno dell'1% della popolazione dell'antica Roma, e possedeva immense ricchezze. Il marmo greco usato per i sarcofagi di Carvilius e di Ebuzia ci conferma la ricchezza della famiglia. Ciascun sarcofago avrebbe avuto oggi un costo di circa 17.000 euro. Con un reddito annuo di circa 350 euro, ad un lavoratore romano medio non sarebbe stata sufficiente una vita intera per acquistare un sarcofago di quel genere. Le iscrizioni sui sarcofagi hanno altri segreti da rivelarci sulla vita di Ebuzia. C'è un altro elemento che può darci informazioni importantissime. Nell'ultima riga, Ebuzia viene chiamata madre piissima di due figli. Non c'era dunque soltanto Antestia Balbina, ma anche un figlio maschio. Il nome del figlio era Carvilius Gemellus. Ebuzia è stata quindi sepolta proprio con suo figlio. Il lavoro di investigazione sta dando i suoi risultati. Adesso sappiamo di trovarci di fronte a due membri di una stessa famiglia. Ma come vivevano e quale era il loro status nella società romana? I due corpi sono ormai al sicuro nei laboratori. Il lavoro di ricerca scientifica può procedere a pieno ritmo. Per poter procedere all'esame dei resti di Carvilius, occorre estrarre il corpo dal sarcofago. I tecnici utilizzano polistirolo espanso che, aderendo perfettamente e velocemente ai resti, permette di rimuovere il corpo prima capovolgendolo e poi adagiandolo su un altro supporto. Il lavoro è delicato e difficile, ma alla fine Carvilius può essere estratto con successo dal sarcofago. Per prevenire il progressivo deterioramento del corpo, la parte posteriore del corpo di Carvilius viene cosparsa con un fungicida. Il corpo di Carvilius è conservato meglio di quello di Ebuzia. La pelle e i capelli sono ancora visibili, ma il torace presenta un'ampia spaccatura. Forse parte del suo corpo si è deteriorata dopo la morte? Rubini ha eseguito le radiografie del corpo di Carvilius per cercare altri indizi e ha scoperto una ferita sulla gamba destra. C'è una frattura al femore. Potrebbe essere questa la causa della morte? Forse un colpo inferto durante una battaglia? Scopriamo un altro elemento importantissimo del metodo di conservazione del corpo. Carvilius è stato adagiato su uno strato di sabbia e nel sarcofago è stato praticato un foro di drenaggio attraverso il quale i fluidi corporei sono defluiti. Il foro, parzialmente chiuso da un tappo di tessuto, ha permesso ai fluidi di uscire, ma ha impedito l'entrata di aria dall'esterno. Ormai gli scienziati sono certi che chiari sforzi sono stati fatti per conservare i corpi di Carvilius e di Ebuzia, anche se non sono certi se si sia trattato di imbalsamazione o mummificazione. Diversamente dalla tecnica di mummificazione utilizzata nell'antico Egitto,
L'imbalsamazione consiste più semplicemente nel coprire il corpo con unguenti dalle proprietà conservanti, senza rimuovere gli organi interni. Sono davvero pochi i corpi imbalsamati ritrovati nell'impero romano fuori dall'Egitto. Nel 1756 il corpo di un bambino romano fu trovato a Martre, in Francia. Nel 1970 i resti di una donna romana furono scoperti a Mangalia, in Romania. E nel 1964 il corpo di una bambina di 8 anni fu recuperato a Roma. Carvilius viene ora conservato e studiato in un laboratorio appositamente predisposto. Purtroppo il suo corpo mostra i segni di un ulteriore deterioramento e per questo Rubini ha chiamato per un consulto il professor Nazareno Gabrielli, il più famoso specialista di imbalsamazioni in Italia. Vengono prelevati campioni di capelli dai resti di Carvilius e da quelli di Ebuzia per essere inviati a laboratori specializzati. Le analisi serviranno a rivelare altre probabili cause di morte. È possibile che Carvilius ed Ebuzia siano stati avvelenati? Nel frattempo, le radiografie del teschio di Carvilius sono state inviate ad uno specialista in ricostruzioni facciali. Dalle radiografie è infatti possibile eseguire precise misurazioni che consentono di ricostruire i caratteri somatici con una buona dose di attendibilità. Rubini esamina ora i resti di Ebuzia. Il corpo, forse a causa dell'umidità penetrata dalla spaccatura sul coperchio del sarcofago, è piuttosto deteriorato. Tutto ciò che resta sono le ossa e le tracce di una vasta bruciatura, ma solo sulla parte anteriore del corpo. I capelli sono ancora perfettamente conservati, avvolti in una raffinatissima reticella d'oro. Gli archeologi sono perplessi. Come mai i capelli sono intatti e lo scheletro è bruciato? Ebuzia potrebbe essere morta in modo violento e poi delicatamente ricomposta nella sepoltura dai suoi familiari? Qualcosa non torna in questa ricostruzione. Se Ebuzia fosse morta bruciata in un incendio, il suo scheletro si sarebbe scomposto. Nel sarcofago, invece, lo scheletro di Ebuzia era in perfetta connessione anatomica. Credo che l'annerimento del tronco di Ebuzia possa essere stato determinato da due cause. Una forma di degrado avvenuta dopo la sepoltura per la fessura sul coperchio, proprio in corrispondenza con la parte centrale del corpo. O, ipotesi più interessante, l'effetto dell'eccessivo calore sviluppato dalla pece calda con la quale sarebbe stata riempita la cavità superiore del corpo, svuotata dei visceri e delle altre parti molli, in un eventuale processo di imbalsamazione. Ciò avrebbe in parte combusto le ossa della gabbia toracica, le ossa iliache e pelviche. Questa mi sembra l'ipotesi più probabile. Lo scheletro di Ebuzia ci fornisce altre preziose informazioni. Le ossa del cranio rivelano che al tempo della morte Ebuzia aveva tra i 40 e i 45 anni e che era probabilmente in sovrappeso. Il logoramento delle ossa del calcagno ne è la prova. È possibile anche che Ebuzia usasse portare i coturni, una particolare calzatura con un'alta zeppa che sottoponeva le ossa del piede ad una compressione innaturale. I coturni erano scarpe di gran moda nella Roma del tempo, anche se terribilmente scomode per la vita di campagna. Sul terreno della villa vicina alla tomba, la professoressa Granino Cecere ha scoperto un'altra preziosa informazione su Ebuzia. Si tratta di un'ara funeraria nascosta sotto una siepe. Apparteneva ad un parente ricco di Ebuzia, possidente di una vasta tenuta. Gaius Ebuzius Romanus, questo il suo nome, era indubbiamente unito da legami di parentela con Ebuzia, considerata anche la rarità nel mondo romano del gentilizio Ebuzius. Ebuzia, quindi, anche prima di sposarsi, apparteneva ad una famiglia molto ricca e influente. La professoressa Granino Cecere ha scoperto significative differenze tra le epigrafi dei due sarcofagi.
Lo stile delle iscrizioni è totalmente diverso. L'iscrizione di Carvilius è curata ed elegante. L'iscrizione di Ebuzia è invece trascurata. Le lettere appaiono diseguali e piuttosto rozze. Si tratta certamente di un'opera di due mani diverse, del resto realizzate anche in tempi diversi, da due lapicidi diversi. Sulla prima riga del sarcofago di Carvilius è inciso T. Carvilio T.F. Ser. Possiamo così sapere chi fosse suo padre, il marito di Ebuzia. T sta per Titus, il suo primo nome. Carvilio è il nome della famiglia o gentilizio. E le lettere TF indicano semplicemente Titi Filio, figlio di Tito. Ma è la presenza delle lettere Ser a darci l'esatta informazione sull'identità e sull'appartenenza familiare e sociale di Carvilius. Ser indica infatti Sergia, la tribù romana cui appartenevano padre e figlio. Nella Roma imperiale c'erano 35 antiche tribù. La tribù Sergia era diffusa per tutto l'impero, ma si era consolidata soprattutto nella Betica, l'attuale Andalusia. Era una tribù molto importante e contava diversi senatori tra i suoi membri. Tra i 16 e i 18 anni i giovani romani entravano a far parte del mondo degli adulti attraverso una serie di riti di iniziazione. Anche Carvilius, come gli altri giovani, prima del passaggio all'età virile aveva indossato la bulla, un ciondolo d'oro caratteristico della fanciullezza che conteneva vari amuleti contro il malocchio e identificava la famiglia di appartenenza. Carvilius aveva indossato anche la toga pretexta dei giovani. Durante la cerimonia di passaggio, questa veniva sostituita con la toga bianca degli adulti. Come gli altri giovani, durante questa cerimonia, Carvilius era stato rasato per la prima volta. Il padre lo aveva poi condotto nell'ufficio del censore pubblico, dove sarebbe stato registrato, diventando membro effettivo della tribù e acquisendo il diritto di voto. Infine, pronto per il rito finale, Carvilius aveva portato la prima barba tagliata al tempio di Giove Capitolino e l'aveva offerta al dio come simbolo del suo passaggio all'età adulta. L'iscrizione sul sarcofago ci dice che Carvilius morì a 18 anni e 3 mesi. A quell'età Carvilius certamente aveva appena concluso i suoi studi e si stava preparando alla carriera. Se la sua famiglia fosse appartenuta alla classe equestre, sarebbe stato normale per lui essere avviato alla carriera militare, per poi tornare a Roma e dedicarsi a una professione di pubblica utilità, partendo ovviamente dal primo grado del cursus honorum. Se il giovane si fosse rivelato brillante, avrebbe certamente potuto ambire a cariche di grande responsabilità. I sarcofagi di Ebuzia e di Carvilius ci hanno fornito preziose informazioni sulla loro identità. Qual era la loro vita nella Roma del primo secolo d.C.? Oggi Roma si estende per 1284 chilometri quadrati ed è abitata da oltre 3 milioni di persone.
Al tempo di Carvilius, 100 anni dopo la nascita di Cristo, la città aveva una superficie di appena 31 chilometri quadrati, ma contava ben oltre 1 milione di abitanti. Roma era all'apice della sua potenza e del suo splendore. La capitale dell'impero era anche la città più popolosa dell'intero mondo antico. Roma era divisa in 423 quartieri, dotata di 1400 fontane che garantivano la vivibilità di tante persone in uno stesso luogo. Era abbellita con più di 4000 grandi statue e un gran numero di circhi, stadi e anfiteatri come il Colosseo. La mescolanza di etnie e religioni era simile a quella che caratterizza oggi metropoli come New York o Londra. Moltitudini di persone, di lingua e cultura diverse, si accalcavano nelle strade della città. Nei mercati affollati e chiassosi, dove era diffusa anche la criminalità, si trovava una grande ricchezza di merci esotiche provenienti dalle più remote parti dell'impero. Roma era una città densamente popolata e risentiva anche di gravi problemi igienici. Le strade di Roma erano sporche, maleodoranti. La mortalità era altissima, forse paragonabile a quella di una grande città americana della metà o della fine del XIX secolo. Mentre il popolo romano lavorava e viveva nell'affollato e malsano centro della città, i cittadini ricchi come Carvilius e Debuzia spesso cercavano rifugio in zone più salutari e più tranquille, negli immediati sobborghi di Roma. Il luogo dove è stata trovata la tomba era chiamato Tusculum, ben conosciuto sin dai tempi più antichi. Tusculum, a circa 16 chilometri dal centro di Roma, lungo la Via Latina, era una zona residenziale raffinata ed esclusiva, abitata da famiglie ricche e potenti. Le ville suburbane erano grandi e sfarzose e decorate all'interno con affreschi e mosaici, riscaldate con un ingegnoso sistema nascosto sotto la pavimentazione e abbellite con cortili, vasche e giardini. Ogni proprietario possedeva dai 10 ai 50 schiavi. Era usanza che le donne come Ebuzia fossero promesse in matrimonio anche giovanissime, a 12 anni. Ma potevano divorziare una volta raggiunti i 25 anni. Anche durante il matrimonio, comunque, godevano di ampia libertà. Gli aristocratici di Roma antica erano famosi per la grande libertà di costumi di cui godevano. Non era infrequente che le matrone avessero amanti o che potessero scegliere il marito, dimostrando così una libertà sessuale eccezionale, raggiunta dal mondo occidentale soltanto nel XX secolo. Le matrone, specie se abbienti, avevano dunque una grande libertà. I figli di Ebuzia hanno cognomi differenti. Questo vuol dire che si sposò almeno due volte. È certo però che al momento della sua morte non aveva un compagno, poiché nessun marito è menzionato nella sua epigrafe funebre. Lo status di single rendeva la donna romana socialmente ed economicamente più forte, anziché indebolirla come in altre culture. Le donne diventavano in tal modo importanti e potenti proprietarie terriere. Potevano fare testamento, decidere come amministrare le proprie terre e disporre dei beni in assoluta libertà. I proprietari delle ville suburbane controllavano ampie estese di terreno coltivato con ulivi e vigne. Le loro ville erano anche abbellite con vasti giardini ornamentali, dove cresceva una grande varietà di piante e di fiori. Per la classe agiata, i giardini erano un elemento importante di lusso e di decoro sociale. Ogni villa era dotata di grandi giardini molto curati, con rose, viole e ogni genere di piante ornamentali, sistemate con ordine e secondo un preciso schema dettato dal gusto e dalla moda. Gli affreschi della villa dell'imperatrice Livia, datati al primo secolo avanti Cristo, testimoniano la grande passione dei romani per i giardini, tanto da immaginarli anche in un mondo ultraterreno.
I romani ritenevano che i defunti potessero deliziarsi per l'eternità nei giardini celesti dei Campi Elisi, dove avrebbero potuto banchettare, ballare, godere di musiche divine e di gare sportive. Speciali riti funebri propiziavano questo passaggio del defunto nei luoghi celesti. Mentre il giovane morente sta per spirare, la persona a lui più cara e vicina bacia per l'ultima volta le labbra esangui, quasi volesse trattenere la giovane anima che sta abbandonando il corpo. Certamente il corpo di Carvilius fu esposto nell'atrio della bella villa di famiglia per una settimana, secondo la tradizione. I parenti e gli amici accorsero per rendere omaggio al giovane defunto e stringersi intorno a Debuzia. Ma nessuna di queste usanze funebri ci spiega perché Carvilius, come poi Ebuzia, fu deliberatamente preservato e non cremato, come era d'uso in quel tempo. La soluzione di questo enigma è forse racchiusa nella vasta estensione dell'impero romano. All'inizio del secondo secolo d.C., l'impero si estendeva dalla Scozia a nord-ovest fino ai deserti dell'Egitto a sud-est. Roma aveva un'incredibile capacità di assorbire la cultura delle civiltà conquistate. Tutto confluiva a Roma, il giudaismo, il cristianesimo, i culti egizi di Iside e Serapide, ogni credo, ogni religione arrivava a Roma. Nella città si potevano sentire lodi e preghiere agli dei più esotici e diversi celebrati nei templi a loro dedicati. L'influenza dell'Egitto a Roma è ancora ben visibile nella città moderna. Roma ha subito il fascino irresistibile dell'Egitto appena conquistato da Augusto, e questo amore si trasformò anche in una moda egittizzante che portò al trafugamento e all'importazione dall'Egitto a Roma di statue, idoli, obelischi, lastre di pietra con geroglifici. Questo è uno degli obelischi più grandi che si conoscano. Portato dall'Egitto, fu usato a Roma come meta, attorno al quale giravano le bighe e i cavalli durante le gare. Ebuzia e Carvilius vissero in un'epoca in cui l'influenza dell'Egitto a Roma aveva raggiunto davvero l'apice. Ma subivano il fascino dell'Egitto o erano sotto l'influenza di altre pratiche religiose? Nel laboratorio gli esperti stanno cercando di risolvere un altro mistero. L'egittologa e studiosa di acconciature antiche, dottoressa Joan Fletcher, è stata chiamata per studiare la parrucca e la reticella dell'acconciatura di Ebuzia. È fantastica. È incredibile. Guarda questa treccia che gira intorno al capo. Sembra trattarsi di una treccia posticcia che si annoda, come fosse un nastro, intorno ai veri capelli di Ebuzia. Questa treccia che decora la fronte sembra quasi un'estensione, una decorazione. È fantastico. Non ho mai visto un'acconciatura come questa. Ho studiato copricapo di lana, ma mai d'oro. È straordinario. La dottoressa Fletcher nota che la parrucca è composta da diversi materiali: oro, capelli umani, peli di animali e persino alcune fibre vegetali. I capelli erano di un bel colore rosso. I capelli sono stati trattati con qualche sostanza. Sembra che siano stati prima acconciati e poi trattenuti con un fissante, una specie di lacca. Dai test eseguiti su mummie egizie, abbiamo rilevato una miscela di resine e di cera d'api che veniva applicata sui capelli per tenerli in piega. Questo procedimento si usava certamente durante la mummificazione. Per quanto riguarda la tecnica, questo uso di lacca o resina sembra un trattamento simile a quello egizio. Ma per l'acconciatura, no, ci troviamo davvero di fronte ad un esempio unico. Io non ho mai visto una cosa simile. Potrei dire che questo nodo laterale asimmetrico è più simile ad alcune acconciature del Nord Europa.
bodies from Northern Europe. I ritratti delle matrone romane ci mostrano un'enorme varietà di acconciature, molte delle quali ricordano la complicata treccia e la crocchia presenti nella parrucca di Ebuzia. Ma nessuna acconciatura presenta quella mescolanza di influenze egizie ed europee che la dottoressa Fletcher ha evidenziato su Ebuzia. La dottoressa Fletcher si reca presso il laboratorio del professor Costantini, dove esaminerà le immagini della parrucca con il microscopio a scansione elettronica. La reticella è composta da sottilissimi filamenti d'oro attorcigliati intorno a un singolo filo di seta, spesso non più grande di 3 micron in tutto. I fili sono dunque più sottili di un capello umano, che è di circa 5 micron. Ma come hanno fatto? Ah, non lo so. È un lavoro sofisticato. Sì, veramente sofisticato. Vede, questo è il capo di un filamento e questo è un altro. È quasi come se i filamenti d'oro fossero stati intrecciati in qualche modo intorno al filo. Favoloso. Seguiva la moda, forse un po' eccentrica. Certo, era molto, molto ricca. Si vede dall'abito, dalla reticella d'oro sui capelli, dall'acconciatura molto raffinata. Era sicuramente molto attraente ed elegante con indosso questa parrucca dorata, che doveva certamente risplendere alla luce del sole. Costantini ha trovato un altro misterioso indizio nel sarcofago di Ebuzia. È un nocciolo di dattero proveniente dal Nord Africa e si tratta certamente di un'offerta per gli dei. È un altro segno evidente del legame con l'Egitto. Noccioli simili sono stati infatti ritrovati all'interno di sarcofagi in Medio Oriente. All'inizio del secondo secolo d.C., la maggior parte dei romani era pagana. Giove, Giunone e Minerva erano adorati come divinità. Ma ben presto i culti egizi si diffusero largamente fino ad entrare in competizione con le divinità romane. Il sarcofago di Ebuzia sembra mostrare i segni di un'influenza egizia. Le colonne che si trovano sulla parte frontale del sarcofago di Ebuzia sembrano delle normali colonne romane, ma secondo me è evidente che sono state scolpite quasi a voler imitare il fusto delle palme da dattero. E le palme sono un tipico albero dell'Africa settentrionale e dell'Egitto. Ebuzia non ignorava i tradizionali simboli dell'iconografia romana. Sul lato corto del sarcofago è scolpita una testa di medusa, così come sul sarcofago di Carvilius. I romani credevano che la medusa potesse proteggere i defunti dagli spiriti maligni. Sono arrivati finalmente i primi risultati delle analisi effettuate sui campioni prelevati dal corpo di Carvilius. È ora certo che il giovane non morì per una malattia. Resta quindi il mistero sulla sua morte. Cosa o chi uccise un giovane di 18 anni? Fu un incidente o un omicidio? Gli esperti aspettano ancora i risultati delle analisi sui capelli per verificare un'altra ipotesi: la morte per avvelenamento. Proprio vicino alla tomba di Ebuzia e di Carvilius ci sono altre tombe pagane. Era usanza pagana presso i romani mettere nella bocca del defunto una moneta. Era il pedaggio che il morto avrebbe dovuto pagare a Caronte, il traghettatore delle anime sul fiume che separava la riva del mondo dei vivi dal mondo sotterraneo dei morti. Ma allora perché non sono state trovate monete nella bocca di Ebuzia e Carvilius?
Un'altra religione proveniente dal Medio Oriente cominciò a prendere piede a Roma quando Carvilius e De Buzia erano ancora vivi, il cristianesimo. Ci sono catacombe cristiane a meno di 100 metri dalla loro tomba. Il professor Hopkins vuole escludere un collegamento. Ci piace pensare a persone che fossero cristiane o pagane, oppure ebree o devote al culto di Iside. Io non sono sicuro che nell'antichità certe differenze fossero così marcate come le vediamo noi oggi. Ecco perché noi troviamo cristiani sepolti accanto ai pagani. I vari culti erano abbastanza mescolati tra loro. Alla fine del primo secolo d.C. erano ancora poche le comunità cristiane presenti nell'impero romano. Circa 10.000 cristiani su un totale di 60 milioni di persone. Hopkins crede che sia più probabile che Carvilius e De Buzia fossero stati influenzati dalle religioni più in voga al loro tempo. Penso che la mummificazione nel mondo romano fosse una pratica del tutto eccezionale. È come chiedere oggi di essere ibernato. Credo che Buzia e Carvilius fossero seguaci della religione egizia, dove i morti erano accuratamente imbalsamati. Credo che entrambi fossero legati al culto di Iside. Ulteriori risultati medico-legali sono arrivati dal laboratorio. I test sui capelli di Ebuzia hanno rivelato la presenza di una grande quantità di caseina di capra, la principale proteina del latte. La caseina sembra essersi depositata in forma di granuli sui capelli della donna. È la prima volta che la dottoressa Fletcher si trova di fronte a un risultato del genere e questo rinforza la convinzione di un collegamento con i riti egizi. I seguaci di Iside, la grande dea, utilizzavano il latte durante i riti sacri perché ritenuto propiziatore di vita. I risultati delle analisi sui capelli di Carvilius sono sorprendenti. Sul corpo del giovane viene rilevata una presenza di arsenico 25 volte superiore alla norma. Accidentale o volontario, l'avvelenamento da arsenico è dunque la causa più probabile della sua morte. La ricostruzione del volto di Carvilius è quasi completata. Dalle radiografie, gli scienziati riescono a calcolare la posizione della mandibola in relazione alla posizione dei denti. Quindi confrontano i punti di riferimento della vista frontale e di quella laterale del cranio e attraverso questi dati possono ricostruire un'immagine tridimensionale del cranio di Carvilius. La forma delle sopracciglia è definita dalla struttura del cranio e dall'età. Infine, lo spessore e la forma delle labbra sono ancora una volta determinate dalle misurazioni effettuate con i raggi X. Ecco, gli scienziati pensano che il volto di Carvilius potesse essere più o meno così. Ebuzia e Carvilius appartenevano ad una delle più importanti ed aristocratiche famiglie dell'impero romano. Vissero in un'epoca in cui l'influenza della cultura egizia era al suo apice. Il fatto che i loro corpi preservati siano giunti fino a noi è quasi un miracolo. Il caldo clima mediterraneo del luogo nel quale vivevano e sono stati sepolti avrebbe dovuto provocarne il rapido deterioramento. Carvilius e De Buzia avevano denaro e potere, ma soprattutto il desiderio di sopravvivere alla morte. E dopo 2000 anni, la loro volontà si è compiuta.